dopo le avventure di Kirikou, l'epopea di Azur e Asmar e le indagini di Dilili a Parigi. Narratrice, che storia ci racconterai? Quella che preferite. Io vorrei che si svolgesse in Egitto. No, in Sudan. No, in Marocco. No, in Alvernia. Quelli che hanno una sola storia non hanno molta immaginazione. Una storia prima di tutto con una donna. No, prima con un uomo. Un bel ragazzo, voglio vederlo. Eccomi, trovato. Scoprite il nuovo film di Michel Ocelot. In ogni caso che si amino. Che si amino, anche se gli altri non vogliono. Con dei costumi d'epoca. Dei gioielli. Con una palla rossa. No, con dei bignè. Fatemi assaggiare. Ma per favore. Mi piace quando niente va storto. Piantatela, non può raccontare mille cose. Ma sì, mi avete dato delle idee. E per un sacco di storie. Tre meravigliose storie. Vivete le avventure di un giovane re alla conquista della corona d'Egitto, di un bel selvaggio che lotta contro le ingiustizie nascoste in una foresta e di una principessa innamorata di un venditore di bignè. Qual è il titolo? Il faraone, il selvaggio e la principessa di Michel Ocelot.